Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro webinar sulla gestione della classe a distanza con i twinning nella scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Siamo al nostro secondo webinar sulla didattica a distanza, in periodo di didattica a distanza, anche se in realtà noi da molto tempo abbiamo attivato la modalità webinar perché crediamo molto nel fatto che ormai sia più gestibile da un punto di vista logistico che proprio anche in termini di possibilità di moltiplicare gli ascolti e quindi rendersi condividere il proprio lavoro con più utenti possibile. Sicuramente questa è una modalità più snella e in questo momento obbligata, sicuramente sì, ma insomma, diciamo che per noi è parte di un programma di lavoro che già da tempo portiamo avanti. Per l'occasione ci siamo attivati come gruppo eTwinning Toscana, di cui io sono il referente pedagogico, e assieme a me la professoressa Cecchi, il referente istituzionale presso USR Toscana. Lavoriamo insieme, dicevo, con il gruppo degli ambasciatori eTwinning, tre dei quali questa sera sono con noi in veste di relatori, e tutti gli altri interverranno nei prossimi webinar che noi abbiamo attivato convertendo tutti gli eventi online in eventi, scusate, il contrario, tutti gli eventi in presenza in eventi online. Io velocemente vi vorrei far vedere il nostro programma che probabilmente qualcuno di voi ha già avuto modo di vedere, e dunque noi abbiamo avuto un primo webinar che si è svolto il 18 di marzo sulla didattica e-twinning e la didattica a distanza, che trovate già registrato online su YouTube, il canale Twinning Toscana. Poi abbiamo giovedì fatto un tentativo con questo webinar molto interessante dedicato agli alunni con disabilità, con degli ospiti dall'Ufficio Scolastico Regionale, Roberto Curtolo e Pierpaolo Infante. Il webinar verrà ripetuto perché abbiamo avuto dei problemi di collegamento esagerati e quindi, insomma, fra mille difficoltà, chi c'era di voi se lo ricorderà, abbiamo deciso di chiudere purtroppo molto prima perché c'era un problema proprio tecnico, non riuscivamo ad andare avanti. Il webinar di oggi, che poi vi presenterò, il webinar del 2 aprile, che è un webinar sulla, diciamo che noi abbiamo deciso di dividere questi webinar sull'attivazione e la gestione della classe a distanza con eTwinning, sia per ordine di scuola che per livello, quindi livello base, abbiamo individuato un livello base e un livello più avanzato. Quindi quest'oggi parleremo di eTwinning e la classe a distanza, abbiamo detto, da un punto di vista base. Giovedì 2 ci sarà invece il webinar rivolto alla scuola secondaria di secondo grado, sempre livello base, con Simone Bionda, Barbara Furiesi e Milena Lato. A seguire ci sarà lunedì prossimo un webinar dedicato alla secondaria di primo grado, livello base. Il 16 di aprile ci sarà un webinar dedicato alla primaria e all'infanzia a livello avanzato. L'orario è sempre lo stesso, quindi non lo sto ripetendo, lo stesso di oggi, 16:30-18, con Francesca Mancini, Francesca Panzica e Sabrina Jacoponi. Ho dimenticato di menzionare che il 6 aprile ci saranno con noi il preside Alessandro Giorni e la collega Laura Ruggero. Poi il 20 di aprile ci sarà un nuovo webinar dedicato alla secondaria di primo grado con Laura Maffei e Simone Bionda, livello medio avanzato, e chiude questa serie di webinar dedicati alla didattica a distanza con eTwinning un webinar del 27 aprile sulla scuola secondaria di secondo grado, livello medio avanzato. Tutti questi eventi sono realizzati e coprogettati in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. L'Ufficio Scolastico Regionale ci ha anche inserito nel sito dedicato alla didattica a distanza che
è stato messo online proprio in questi giorni. E il webinar, quello dedicato alla disabilità, come dicevo, verrà ripetuto, in realtà verrà fatto ex novo, poi vi terremo informati sulle modalità. Seguite i nostri canali social, perché in questi giorni, quindi essenzialmente YouTube e Facebook, la pagina il profilo di Training Toscana, perché insomma via via vi aggiorneremo. È probabile che a questi webinar ne seguiranno, questi webinar seguiranno altri, se come immaginiamo la scuola dovesse rimanere chiusa oltre le date. In realtà adesso non esiste nessuna data, ma le ipotesi sono varie, ma insomma, se dovessimo avere gli spazi, lavoreremo anche su altri webinar. A questo proposito, noi abbiamo creato un piccolo modulo di Google che io vi metterò, il cui link vi metterò in chat, in cui chiediamo a voi di indicarci se avete dei temi, delle topic che vi interessa approfondire. Quindi un modulo molto semplice che ci dà l'indicazione dell'ordine di scuola in modo tale da poter organizzare al meglio, se riusciamo, come speriamo, questi incontri, questo o questi incontri. Altre cose che vorrei dire, che vi ricordo che noi abbiamo attivato come gruppo toscano un progetto nazionale a cui vi potete agganciare, diciamo così. Qualora voleste collaborare sulla didattica a distanza e fare, diciamo, usare i Twinning per la didattica a distanza, il progetto si chiama Twinning a distanza, ne parleranno sicuramente i miei colleghi e potete semplicemente entrare nel progetto chiedendo il contatto di uno di noi, anche soltanto di uno degli ambasciatori. Potete farlo con calma, potrete cercare su eTwinning Indire i nomi degli ambasciatori, cercarli sulla piattaforma, chiedere l'amicizia nel senso del contatto, e poi noi vi possiamo invitare all'interno del progetto. Questo vi consente, qualora aveste voglia, dopo questo seminario e quello dei prossimi giorni, perché ci sarà, di iniziare a fare la vostra didattica a distanza con eTwinning. Vi consentirà in modo molto veloce di creare la vostra classe virtuale entrando in un progetto già avviato, perché il problema chiaramente di utilizzare, cioè, non il problema, ma la modalità di lavoro in eTwinning è che dovete avere un progetto. Attivare un progetto su due piedi potrebbe essere, diciamo, non immediato. Se voi voleste, foste interessati anche magari con una delle vostre classi o con un gruppo, foste interessati a mettere in pratica questa didattica di cui vi parleranno i miei colleghi, beh, potete farlo insomma in tempo quasi reale, perché basta che ci inviate un vostro contatto, noi vi invitiamo dentro il progetto e voi, diciamo, dal giorno dopo o dall'ora dopo siete in grado di collaborare. Per quello che riguarda altre informazioni, per adesso io, prima di dare la parola ai colleghi, vorrei, in apertura di questo nostro seminario, ricordare un amico ambasciatore che se n'è andato, Costantino Soudas, della Val d'Aosta. Non so nemmeno se abbia, o Soudà, non so se abbia pronunciato bene il suo cognome. Io l'ho sempre chiamato Costantino. È una persona veramente speciale, che non c'è più, quindi niente, volevamo ricordarlo e ricordarlo con affetto, perché credo che anche i non ambasciatori, cioè le persone che comunque in qualche modo hanno avvicinato i Twinning e l'ambiente dei Twinning, l'abbiano conosciuto in qualche modo. Allora, passando invece a eventi più piacevoli e spero anche davvero divertenti, passo a presentarvi Sabrina Iacoponi, che adesso tolgo, scusate la condivisione, abbiate pazienza perché devo muovermi da un'altra parte. Ok, e io caricherei già direttamente il suo file.
Sabrina Jacoponi è intanto grazie a tutte e tre, a Sabrina Jacoponi, ad Amalia Lo Bianco e a Riccardo Ricceri per la loro disponibilità. Partiamo dall'infanzia della primaria. Sabrina è una docente che insegna a Certaldo ed è una persona che ha conquistato, diciamo, negli anni tanti riconoscimenti, una persona che lavora sì, sulla scuola dell'infanzia, all'Istituto Comprensivo di Certaldo, e le abbiamo chiesto di raccontarci criticità e punti di forza dell'utilizzo di e-twinning per i bambini, per la classe a distanza con bambini molto piccoli. Ovviamente è un'ambasciatrice, vedete che ha riportato giustamente alla base della sua presentazione dei simboli che le appartengono. Fa parte di un'e-twinning school, delle twinning school riparleremo. Insomma, ha fatto tante bellissime cose, come dicevo. Io passerei la parola a lei e poi me la farei ripassare alla fine, così che io possa presentare poi l'ospite successivo, il nostro relatore. Do la parola a te, Sabrina. Buon lavoro a Bene, tutti. grazie Simona della bella presentazione e grazie a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che sono entrati qui con noi. Io volevo premettere che probabilmente dividerò la mia presentazione in tre brevi momenti. Perché quando ho pensato a questo webinar, ho pensato a diverse cose interessanti da poter dire su un livello base per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, e però, visto che il tempo a disposizione non è molto lungo, io preferirei fare delle brevi. Avviare, diciamo così, dei brevi discorsi su alcune tematiche e poi se ci saranno domande in particolare su qualcosa, ritornare a fine webinar magari e puntualizzare quello che viene richiesto da chi è in questo momento all'ascolto. Intanto, Scusami, e mi poi inserisco un chiedo. secondo, scusami, ma proprio Sì? velocissimamente, scusa la mia sfacciataggine, mi infilo così tra tam, però volevo a proposito di questo dire che vi metto un link al foglio delle domande. Vi prego di non fare domande, diciamo, sulla didattica, quindi sui contenuti di cui parlano i relatori qui in chat, ma le raccogliamo sul foglio che vi ho appena linkato, in modo tale che poi i relatori stessi, come diceva Sabrina, possano alla fine con calma rispondere a ciascuno di voi. Grazie mille, scusami, Sabrina. No, benissimo. E anzi, se vedete che mi dovessi prolungare troppo perché poi la passione nel raccontare le cose a volte ha il sopravvento, avvertitemi e cercherò di stare esattamente nei tempi. Allora, io inizierei con il perché. In genere io inizio sempre da questo, perché progettare su e-twinning con la scuola dell'infanzia? Perché la scuola dell'infanzia è una scuola e per questo come e-twinning è importante per tutti gli ordini di scuola, anche per l'infanzia. Per me lo è stato insieme alle mie colleghe per proprio metterci alla prova, aprire la nostra finestra della nostra piccola scuola di Certaldo, quindi una scuola di provincia, ai margini della provincia di Firenze, nonostante abbia queste radici storiche nella letteratura e nella storia, appunto, molto importanti, ma secondo noi era importante, quindi secondo me e secondo le colleghe con cui io collaboro sempre. Era importante dare una svolta alla nostra scuolina di periferia e dare alla nostra scuola e soprattutto ai nostri bambini e alle nostre bambine una prospettiva internazionale.
E per questo eTwinning è stato uno strumento agevole, piuttosto semplice, per metterci in contatto con scuole di tutto il mondo, o comunque europee, ma ultimamente anche aprendo anche a paesi extraeuropei. E quindi se iniziamo con un'idea probabilmente. Ma non è detto che questa idea ce l'abbiamo già. Magari l'idea di lavorare con scuole straniere ce l'abbiamo, ma non sappiamo ancora bene su che cosa. Allora potete dare un'occhiata a dei kit già pronti, di progetti già svolti, che hanno ottenuto magari anche dei riconoscimenti. E che quindi vi possono aprire la strada sulla quale costruire un vostro progetto secondo le vostre idee, le vostre attitudini e tutto quello di cui disponete. Perché un aspetto molto importante quando si inizia, si progetta, è quello di tenere conto di che cosa abbiamo, gli strumenti di lavoro che abbiamo. E anche la possibilità di collaborare, di cooperare con le colleghe con le quali lavoriamo tutti i giorni nella nostra sezione e anche nelle sezioni della nostra scuola. Quindi all'inizio, ad esempio, io non avevo la connessione internet a scuola e quindi, sempre per esempio, per rendervi cioè per portare un'esperienza pratica, nei primi progetti noi facevamo degli incontri su Skype, ma soltanto uno conclusivo a fine anno. Magari dovevamo organizzare tutti i pulmini, andare nella scuola centrale, che in quel caso era la scuola secondaria di primo grado del nostro istituto comprensivo, dove c'era un laboratorio e ci permetteva quindi di accogliere delle classi e attraverso la LIM fare questi incontri in sincrono con i bambini della scuola partner che sicuramente sono emozionanti, ma io non potevo includere inizialmente nel mio progetto visto che non avevo la connessione internet. Quindi quando si delinea un progetto è bene tenere conto di una serie di aspetti molto importanti, tra cui anche il tempo, l'età dei bambini e ciò che interessa sia ai bambini sia a noi. L'altro aspetto iniziale è quello della ricerca del partner. La ricerca del partner a volte non ha successo, a volte invece lo ha e quando vi trovate a lavorare o vi troverete a lavorare con dei partner che sono con i quali vi trovate molto bene, ad esempio, non li abbandonate. Questa può essere una base di partenza per il futuro, nel senso che io ho portato avanti una serie di progetti lungo vari anni, sempre con la stessa partner e insieme. Siamo cresciute insieme e abbiamo elaborato dei progetti sempre più complessi, ma questo perché siamo appunto cresciute insieme attraverso la piattaforma eTwinning. Se qualche partner a volte abbandona il progetto, non vi preoccupate, ce ne sono altri. A volte questo succede e non vi deve mettere di cattivo umore, bisogna essere pronti a cambiare. Questa è la filosofia fondamentale di eTwinning, cioè la flessibilità è un aspetto da tenere in considerazione. Che cosa quindi dovrò tener conto? Di che cosa dovrò tener conto quando vado a organizzare, a pensare, a progettare un progetto, appunto? Intanto di quale argomento, perché, che cosa voglio ottenere. Quindi già prima di lanciarmi in un progetto devo quindi di
apertura di un Twin Space e così via, devo sapere prima che cosa voglio ottenere, quali sono gli obiettivi che intendo raggiungere. E un altro aspetto non, da non lasciare come ultimo è quello del tempo. Magari, specialmente all'inizio, pensate a dei progetti con un tempo di svolgimento piuttosto breve, perché questo rende più fattibile il progetto stesso. Magari poi il progetto vi può crescere nelle mani. Del resto, la progettazione alla scuola dell'infanzia è sempre un canovaccio sul quale poi si può costruire. Però almeno inizialmente abbiate degli obiettivi piuttosto prefissati, chiari, semplici, senza essere troppo ambiziosi, specialmente all'inizio. Poi queste cose si possono modificare anche durante un progetto stesso. Qui adesso vi vorrei far vedere alcuni momenti del passaggio nell'ingresso appunto in piattaforma eTwinning. Il primo cerchietto riguarda le persone e attraverso lì potrete cercare uno o più partner, le scuole partner. Il secondo cerchietto è il progetto. Una volta che avete delle idee e avete trovato un partner e quindi sapete già che cosa andare a scrivere e a mettere su carta, dovrete redigere il progetto e da lì, nel secondo cerchietto, appunto, progetto, potete cominciare a delineare il progetto. La piattaforma vi chiederà una serie di requisiti che voi dovrete riempire. Le due freccette gialle, invece, sulla destra in alto, accanto alla foto o all'icona che avrete del vostro profilo, è la campana che vi avverte se ci sono delle notifiche. Quindi lì la notifica è se qualcuno ha chiesto la vostra amicizia, il vostro contatto, o se c'è qualcuno che vi invita a qualche evento. E l'altro è la lettera che è l'icona appunto della posta, se avete un messaggio di posta elettronica sulla piattaforma e quindi qualcuno vi ha scritto qualche messaggio, oppure da lì potete accedere alla posta. Se clicchiamo su persone, vi si aprirà appunto quest'altra possibilità dove trova persone, scuole e twinning. Lì potete scrivere quello per cui cercate, no, quindi non sapete il nome di persone, ma potete scrivere scuole specifiche oppure anche solo le discipline con le quali intendete muoversi o muovervi o che insegnate, quindi magari state cercando persone con i vostri stessi interessi. Scendendo, appunto, se invece clicchiamo su progetti, si apre la finestra con Crea un progetto e da qui potete andare avanti a scrivere il progetto con il vostro partner. Anche qui, appunto, siamo sempre nel progetto. Qui dovrete scegliere il partner con il quale magari precedentemente vi siete sentiti e avete già instaurato un rapporto e quindi farà parte delle vostre amicizie all'interno della piattaforma eTwinning. E quindi chiederete di entrare nel progetto che poi stenderete insieme, magari. Una volta approvato il progetto, nel progetto ci sarà un twin space, cioè uno spazio comune dove inizierete a caricare i vostri materiali. Le vostre foto, i vostri video, tutta una serie di materiali
E anche le scadenze che vi darete, questo è l'ambito del Twin Space, quindi è luogo di comunicazione e di scambio con il vostro, con i vostri partner. Questa è la schermata dove per caricare i materiali ci sono tre possibilità: le immagini, i video e i documenti. Sceglierete l'opzione che più si confà sul vostro materiale da caricare e lo caricherete. Successivamente, una volta caricato il materiale, lo potete inserire nelle varie pagine, perché il Twin Space avrà una organizzazione, e questo è molto importante che l'organizzazione sia chiara a chiunque poi possa accedere a vedere il vostro Twin Space, che potrà essere reso pubblico o non pubblico, ma questo è un argomento che affronteranno probabilmente i miei colleghi che seguiranno. L'importanza della chiarezza delle pagine del Twin Space è che il materiale, anche per noi che dobbiamo poi magari ritornarci sopra o dobbiamo riguardarlo, rivederlo, sia ben catalogato in un modo chiaro e semplice. Dicevo appunto che nelle pagine poi si può fare un collegamento con il materiale che è stato caricato nella sezione appunto dei materiali. Nel Twin Space l'ultima voce è quella dei membri, all'interno del quale potete non solo vedere i membri, quindi gli insegnanti che fanno parte di questo progetto, ma anche potete invitare studenti a far parte di questo progetto. Questo non accade all'infanzia, e altri colleghi, magari visitatori, ma potete invitare anche i genitori a vedere, invece questo accade all'infanzia, i genitori a vedere come si articola il progetto e come si sta svolgendo, come sta andando avanti. Quindi qui in questa pagina ho riassunto le caratteristiche importanti che deve avere un progetto eTwinning, non per ultimo quello della documentazione, che appunto è molto importante perché ci permette sia a noi che lo facciamo, sia a chi potrà vedere il nostro progetto, di segnare tutte le tappe che abbiamo percorso, non solo quelle positive, ma eventualmente anche quelle nelle quali abbiamo avuto degli ostacoli. L'aspetto determinante, l'obiettivo primario di un progetto eTwinning è quello di collaborare e cooperare con i nostri partner, cioè quando pensiamo ad un progetto, l'idea non deve portare ad un lavoro parallelo, cioè la nostra scuola lavora contemporaneamente ad un'altra scuola sullo stesso argomento. Non è questo. Quello che è l'obiettivo prioritario è quello di creare un prodotto collaborativo. Quindi un prodotto finale che abbia portato il contributo di entrambe o più scuole, delle scuole partner che fanno parte appunto del progetto. Ed è questa la grande energia dei progetti eTwinning. La flessibilità era l'argomento che avevo già appena accennato precedentemente. A volte ci possono essere degli imprevisti, a volte ci sono delle nuove esigenze, quindi
Bisogna essere pronti ad adattarsi e a fare tesoro di eventuali difficoltà che si incontrano nel percorso. Questo non ci deve demoralizzare, ma fa parte appunto delle esperienze twinning. L'altro aspetto interessante è quello della disseminazione, cioè proprio nel fatto che e twinning è un'apertura verso il mondo, anche quello che noi facciamo dovrebbe essere sparso come dei semi, perché il lavoro così importante, così ricco, dovrebbe trovare anche una condivisione non solo appunto con le colleghe di sezione, ma con il dirigente scolastico. Con le agenzie educative del territorio e quindi anche sul sito della scuola, anche attraverso la stampa locale, eventi online e in situ. Quindi è importante questo aspetto della disseminazione proprio perché l'apertura verso il mondo dovrebbe aiutarci a aprire le nostre conoscenze e anche i nostri interessi, le nostre difficoltà a chi ci sta vicino. E poi si arriva ai tempi nostri, attuali, quello delle twinning all'infanzia, ai tempi del coronavirus. Ora, i twinning all'infanzia è, vi devo dire la verità, uno spettacolo perché è veramente emozionante. Per quanto riguarda invece le twinning ai tempi del coronavirus, la questione diventa un pochino più pruriginosa, nel senso che chiaramente l'età dei bambini della scuola dell'infanzia non permette ai bambini stessi di agire in piattaforma, come invece possono fare bambini della primaria, ma magari non alle prime classi, ma bambini, ragazzi delle secondarie che chiaramente hanno il progetto sulle loro mani. I bambini e le bambine dell'infanzia hanno necessità per forza del passaggio dell'insegnante, a quale fa da ponte tra la piattaforma e il lavoro dei bambini stessi. In questo momento dove i bambini e noi siamo tutti a casa, l'intervento sulla piattaforma non può essere fatto dall'insegnante, o meglio, l'insegnante potrà fare questo passaggio, ma in realtà com'è che ci arrivano a noi i materiali? Soltanto grazie all'intervento dei genitori. Quindi, allora, le criticità sono principalmente questo, che abbiamo bisogno dell'intervento dei genitori. E in questo momento i genitori, sì, è vero che molti sono a casa, però molti anche lavorano online. Poi, la strumentazione. È vero che quasi tutti i genitori dei bambini dell'infanzia sono, non dico nativi digitali, ma comunque molto giovani e quindi molto abili con le tecnologie, ma magari molto facilmente operano su piattaforme sociali e un pochino meno agilmente su piattaforme come questa delle Twinning o comunque che richiede una certa procedura, che richiede seguire una certa, certe tappe. E quindi già questo. Poi anche i genitori stessi, qualcuno ha già detto, questo aspetto, che magari hanno un computer e anche altri fratelli utilizzano il computer, quindi non ce l'hanno sempre a disposizione. Poi l'altra questione, che almeno riguarda l'EMA Scuola, il nostro dirigente scolastico ha voluto che si attivasse la didattica a distanza, ma soltanto attraverso il registro elettronico. Noi abbiamo classe viva di Ele Spaggiari e quindi solo attraverso
solo attraverso classe viva. Questo per dare uniformità all'azione didattica di tutto il corpo docente del nostro istituto comprensivo. E questo chiaramente ha limitato, diciamo così, alcuni passaggi molto più immediati che potevano essere fatti, ad esempio, con WhatsApp o con altri strumenti. Ma questo garantisce anche la sicurezza e il rispetto della privacy dei bambini, delle famiglie e anche di noi insegnanti. Del resto, però, un altro un momento così delicato sia per noi, sia per le famiglie che per i bambini, non poteva essere lasciato al silenzio, ma per non perdere il contatto, abbiamo pensato quindi di, come diceva prima Simona, di creare intanto un progetto sulla piattaforma eTwinning che vede tutti gli ambasciatori toscani contribuire con la loro didattica che attualmente stanno svolgendo. E anch'io, dal punto di vista dell'infanzia, ho caricato dei materiali che serviranno appunto come buona pratica. In più, l'altro aspetto è che noi abbiamo un progetto, io come scuola, io parlo sempre di noi perché in realtà io sono in prima persona, ma in realtà dietro ho altre cinque insegnanti che lavorano con me e quindi noi tutti insieme stiamo portando avanti un progetto eTwinning legato a un progetto Erasmus, dove le partner di questo progetto sono tutte nella stessa situazione e quindi anche loro sono a casa, hanno avviato una didattica online e quindi abbiamo pensato che questo momento così difficile per tutti potesse essere una risorsa se ci aiuta a condividere anche stando da casa le nostre criticità e le nostre difficoltà attuali. E quindi abbiamo iniziato i primi contatti la scorsa settimana, porteremo avanti una didattica online attraverso un progetto già avviato da un anno e mezzo. Questa è la schermata del mio Classe Viva e come vedete, abbiamo già iniziato una serie di attività, tra cui saluti virtuali, tra cui dove le insegnanti, ma anche i bambini, sono riusciti a registrare la voce e quindi a salutarci, fare delle prime attività. Abbiamo pensato di utilizzare un quaderno in modo che così tutte le attività rimangano lì e poi una volta ritornati a scuola potremo guardarle insieme. E è anche una scatola, i bambini hanno lavorato a preparare una scatola che potesse contenere quello che faremo da qui a quando torneremo a scuola, speriamo presto, in modo che una volta tornati ne possiamo parlare e possiamo condividere le esperienze che attualmente stiamo facendo a casa. Abbiamo cercato di utilizzare un Padlet dove raccogliere tutte le esperienze selezionati in saluti, in pagina del quaderno e addirittura, ecco, questi sono i disegni dei bambini delle prime pagine del quaderno e poi abbiamo iniziato anche abbiamo dato l'avvio ad un Padlet chiamato l'angolo dei racconti inizialmente, poi è diventato l'angolo dei racconti, delle filastrocche, delle poesie, delle canzoni, dove non solo le insegnanti leggono delle storie ai bambini e alle bambine, ma anche i genitori possono caricare le loro storie anche in lingua straniera, perché questo sarebbe davvero molto interessante. In più abbiamo caricato anche
dei link utili a collegarci alla biblioteca, ad esempio, o a altri siti online dove poter accedere per ascoltare delle storie. Sabrina, scusa Quindi, se intervengo. Sabrina, sì, io scusami, avrei siamo un po'. Ok. finito. Scusami perché è proprio antipatica questa cosa, però siamo un po' lunghini. Scusami, scusami. No, io t'avevo chiesto di interrompermi nel caso in cui, e quindi eccoci. Io vi ringrazio dell'attenzione e per qualsiasi domanda mi potete trovare sulla piattaforma, mi potete cercare tra le persone e buon proseguimento. Restate a casa. Grazie mille Sabrina, io tentennavo nell'interromperti perché hai fatto veramente una presentazione interessantissima, quindi molti spunti, molte idee, perciò scusami se l'ho fatto, ma poi tra l'altro avevi quasi finito, per cui bene così sei riuscita a presentare tutto. Poi comunque ribadisco che chiunque avesse delle domande per Sabrina Jacoponi, pregato di lasciarle sul foglio. Oltre a contattarla naturalmente all'indirizzo che vedete o sul sito e sulla piattaforma, se avete domande, diciamo, rispetto a ciò che ha detto, vi preghiamo di lasciarle nel foglio. Dunque, volevo, passando al relatore, successivo, volevo ricordare una cosa che, mi ricorda la nostra referente istituzionale Daniela Cecchi che è con noi e che saluto, ci sta ricordando una novità di eTwinning che ci ha comunicato 2 giorni fa in dire, cioè che c'è la possibilità di aprire progetti qualora lo voleste, cosa che è nuova rispetto al passato, fra colleghi della stessa scuola. E questo potrebbe avere un senso per tante ragioni, potrebbe avere un senso soprattutto in questo momento in cui, per esempio, un gruppo di docenti che lavorano con gli stessi studenti volessero anche progettare insieme o fare programmazione. Vi ricordo che noi siamo su uno strumento al momento che è uno strumento che hanno tutti a disposizione sui Twinning, quindi la possibilità di creare degli eventi live che potete usare gratuitamente per fare delle riunioni di progettazione, per esempio, ad esempio, oppure con le vostre classi all'interno dei gruppi di lavoro della stessa classe. Quindi ecco, questa è una cosa importante, ringrazio Daniela di avermelo ricordato. Passerei la parola, interrompendo la condivisione di Sabrina, passerei la parola a Riccardo. Riccardo Ricceri è un altro ambasciatore del gruppo toscano, insegna all'Istituto Comprensivo Francesco Severi di Arezzo e si occupa, diciamo, di tantissime cose. È un creativo, è un appassionato di eTwinning, oltre ad essere, una persona molto, molto competente è una cara persona, un caro amico. Si occupa di matematica, scienze, tecnologia, arte, immagine, musica e filosofia. Pregherei Riccardo di caricare la sua presentazione. L'amica Giovanna Caruso mi dice non si sente, ma non si sente la mia voce? Lei non mi sente, mi sentite voi? Qualcuno mi può dare un feedback? Ok. Allora, se è un problema, grazie a chi mi sta dando feedback, grazie mille. Se dovesse essere un problema. Allora, io do intanto la parola a Riccardo e poi scrivo all'amica che non ci sente, perché magari mentre Riccardo carica la sua presentazione. Ok, allora l'amica ci dice che sente meglio, provi ad alzare il suo volume, potrebbe essere un problema anche di rete, perché questi periodi è così, insomma, ci dobbiamo fare l'abitudine, siamo talmente indietro con la diffusione della rete internet in Italia, che veramente questa è stata un'occasione per dimostrare come siamo messi, insomma, ancora indietro per certi aspetti. Quindi passo senz'altro la parola a Riccardo e buona prosecuzione. Ciao Riccardo, buon
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, non so se mi sentite. Sì, Riccardo, ti sentiamo Perfetto, bene. perché non ho avuto diciamo, un'esperienza facile 10 minuti, 20 minuti fa, perché avevo praticamente notato che c'era qualche problema. Per fortuna, cambiando browser, sono riuscito a risolvere. Stranamente con Opera riesce meglio la connessione. Io vorrei ringraziare tutti i partecipanti. Vedo che ci sono. Intanto ringrazio le nostre due referenti, professoressa Simone Bernabei e professoressa Daniela Cecchi, referenti rispettivamente per referente pedagogica e twinning per la Toscana, e la Daniela Cecchi, referente per l'ufficio scolastico regionale, per averci invitato a diciamo, dare il nostro piccolo contributo per quello che possiamo, cioè, nei limiti delle nostre competenze. Io ringrazio tanto le ambasciatrici presenti, già Sabrina Iacoponi, che ha veramente svolto, a mio parere, un lavoro fantastico nella scuola dell'infanzia. Ringrazio tanto anche Amalia, che parlerà tra poco, Amalia Lobianco. E ringrazio tanto anche Simone Bionda, l'ambasciatore di Twinning, presente a questa sessione, che ringrazio veramente tantissimo per la presenza. E ringrazio tutti voi, colleghi e colleghe, per essere qui e diciamo, a dare anche voi il vostro contributo, perché questo è lo spirito dell'innovazione della scuola italiana, cioè cercare di, nel nostro piccolo, di fare quello che possiamo per cercare di migliorarlo, di migliorare le situazioni, anche se purtroppo in questo periodo di coronavirus è veramente tutto surreale, quindi è veramente tutto molto, molto difficile per tutti. Innanzitutto mi unisco al ricordo che Simona in apertura ha fatto del nostro carissimo amico Costantino Sudas, credo che si pronunci così, e della Val d'Aosta, che è stato un carissimo, non solo un carissimo amico, ma una persona competente, che è stato un punto di riferimento per tutti, veramente per tutta la comunità di Twinning, sia in Italia che all'estero. E cominciando a parlare del nostro contributo, cercherò di restare nei limiti. Ora sono le 17:20, mi auguro che in 20 minuti. Non sono molte slide, quindi mi auguro in 20 minuti di dire quello che devo dire. Allora, il titolo del mio intervento è Come gestire una classe a distanza nella scuola primaria con i twinning. E praticamente io veramente devo fare i complimenti già alla collega Sabrina, che vi ha già spiegato le basi per cercare un partner e per poter creare un progetto di twinning. Come insegnante di scuola primaria, tra qualche secondo vi mostrerò alcuni suggerimenti pratici su come gestire una classe a distanza in maniera efficace, con particolare riferimento a quest'ordine di scuola. Vorrei premettere che quello che dico può essere adattato tranquillamente anche agli altri ordini di scuola. Ora io mi auguro che tutti possiate anche adattare, insomma, quello che dico al vostro lavoro diciamo, di didattica a distanza. Se ci fosse qualsiasi domanda, vi invito a porle o in chat o nel documento online, che sicuramente vi sarà poi mostrato, del quale vi sarà mostrato il link. Io cercherò di basarmi sull'esperienza personale, però soprattutto su quella basata sul lavoro assiduo e costante della rete di ambasciatori di Twinning, che veramente ha dato il supporto sia alla scuola della quale faccio parte, sia della comunità intera di Twinning e degli insegnanti che fanno riferimento comunque alle risorse messe a disposizione dai Twinning. E in stretto collegamento con le varie risorse umane e tecnologiche, che secondo me rendono i Twinning ancora più ricco e completo. Vediamo adesso nella pratica come utilizzare i vari strumenti. Non solo per realizzare una didattica a distanza, però vediamo quali strumenti anche utilizzare, e lo vedremo tra poco, quali strumenti e quali elementi utilizzare per ricevere anche dei feedback immediati da parte degli alunni
che dovranno usare in maniera semplice tutte le funzionalità del T-Space e in maniera creativa ed efficace. Io una delle esperienze personali che ho trovato, una delle difficoltà che ho provato nell'esperienza personale di didattica a distanza è stata ricevere alcuni feedback da parte delle famiglie che a volte purtroppo per vari motivi non riescono ad utilizzare le risorse messe a disposizione da noi insegnanti. Quindi praticamente noi abbiamo quindi questo, secondo me, questo aspetto che dobbiamo tenere come insegnanti sempre presente prima di tutto. Cioè, domandarsi come gli alunni potranno accedere a questa risorsa e come e quali difficoltà potrebbero trovare. Ora il Twinning dà una risposta semplice, secondo me, a questa domanda. Secondo me il Twinning, e poi lo vedremo tra poco, intanto vi inoltro, magari nella chat, vi inserisco una copia del link al nostro progetto sulla didattica a distanza che potrete così visitare. Anche adesso, se volete, oppure quando avete tempo. Questo è il link che vi ho incollato nella chat. Riccardo, ci pensiamo noi, non ti preoccupare, tu vai avanti, non ti preoccupare, ci Va bene, pensiamo noi. Ah, poi grazie, ok, va bene. grazie. Grazie Simona, va bene. Comunque vi ho incollato già il link al progetto di Twinning Toscana a distanza che consente di riunire in un unico spazio, in un unico, in un unico, in un'unica piattaforma, possiamo dire un insieme di risorse incredibili. E ora le vediamo in maniera pratica, vediamo la facilità anche di utilizzo di queste. Quindi voi potete vedere intanto nella slide la home page del nostro progetto, che è un progetto creato da Simona Barrabei e dal gruppo degli ambasciatori della Toscana, insieme in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. E vediamo che questi strumenti sono diciamo consentono anche, ora vedete alcuni screenshot, che ora questa praticamente è la prima slide che vi mostra come dalla home del QuizSpace potete aggiungere un nuovo post, quindi potete aggiungere un post che sarà visibile da tutti gli utenti del progetto, però anche da altri, quindi questa è la parte pubblica, diciamo, quindi attenzione quando aggiungiamo un nuovo post, diciamo, che sia visibile da tutti, cioè, in modo che da garantire la privacy di tutti, intendo. E io vorrei fare una piccola premessa prima di partire con il nostro progetto. Io direi che i Twinning, come dicevano anche altre colleghe, diciamo che la collega Laura Maffei, l'ambasciatrice i Twinning, Laura Maffei, ha coniato questo termine, i Twinning come social della collaborazione educativa per eccellenza. I Twinning è un po' paragonabile a Facebook, a Twitter e ad altri social, soltanto che i Twinning è il nostro social, è il social della scuola, il social degli insegnanti, il social degli educatori. E a differenza però di altri social, utilizzare i Twinning è veramente più intuitivo e più semplice. A mio avviso è più semplice di Facebook, è più semplice di Twitter, perché questa piattaforma può essere non soltanto usata dagli allievi, veramente anche molto piccoli, però può essere molto utile anche ai docenti e agli studenti anche per comunicare tra loro. Soprattutto nella fase anche della produzione cooperativa, della condivisione dei lavori individuali degli alunni e degli insegnanti. Quindi è un luogo proprio di socializzazione, di cooperazione e di collaborazione, grazie alla quale è possibile avere delle risposte e dei feedback da parte degli alunni. Dalla pagina home, come potete vedere, del progetto è possibile aggiungere quindi un post pubblico, come dicevo, oppure aggiungere anche delle note da parte degli insegnanti pubbliche. Sulla colonna di sinistra, come vedete, è possibile sia visualizzare l'elenco delle pagine presenti nel QuizSpace, come vedete tra poco. Vediamo. Ecco, come vedete in questa slide. Allora, questa è la slide delle pagine. Ecco, cliccando sulla pagina, proprio sull'elenco, diciamo, di queste pagine, voi potete vedere le pagine che sono state create per il progetto.
Quindi nella colonna di sinistra vediamo le pagine. Cliccando sopra una di queste pagine, ovviamente possiamo visualizzare i contenuti di quelle pagine. E ovviamente chi può inserire i contenuti di queste pagine? Sono gli insegnanti o gli amministratori, che comunque possono essere anche persone comunque decise diciamo da altri amministratori. Può essere scelto dagli amministratori chi deve collaborare a questa amministrazione delle pagine e è possibile decidere la visibilità di ciascuna pagina, per esempio decidere chi potrà visualizzare quella pagina, per esempio per motivi di privacy noi scegliamo normalmente soltanto i membri del FreeSpace, in modo che appunto che il FreeSpace garantisca sempre quella privacy. E appunto quella protezione appunto della privacy, essendo utilizzata anche da alunni, in modo che nessun altro possa anche interferire o visualizzare anche con il FreeSpace senza il nostro permesso. E chi potrà effettuare appunto modifiche anche alla pagina, eccetera. Ma questo è molto molto semplice, i comandi sono molto molto semplici. E vorrei sottolineare anche quanto sia facile collaborare all'interno del progetto con i colleghi per realizzare anche materiale collaborativo a distanza, per comunicare con gli alunni. Per esempio, poi vedremo anche come poter assegnare e ricevere i compiti eseguiti, dagli alunni che poi l'insegnante dovrà correggere e come poi, integrare, diciamo, le varie tecnologie tra loro. Quindi questo è soltanto l'inizio di una pagina. Poi i contenuti possono essere moltissimi. Cioè, i contenuti che possiamo inserire possono essere anche di varia natura, possono essere video, testi, immagini. Andiamo avanti così, vi rendete conto di quanto sia veramente facile anche utilizzarlo. Allora, in questa slide possiamo vedere che prima di tutto, quando andiamo ad utilizzare il progetto, dobbiamo inserire i materiali, decidere intanto quali materiali vogliamo inserire in un progetto. E questo lo può fare anche l'alunno che ovviamente fa parte di questo progetto. Per esempio, i materiali sono suddivisi in immagini, in video e in file, come vedete qui, diciamo a sinistra. Per inserire una immagine all'interno dei materiali, non faccio altro che o spostare, trascinare un'immagine qui, drag image here. Oppure scegliere, quindi dove c'è Browse, posso scegliere all'interno del mio computer l'immagine che io voglio caricare. Mi raccomando, nel fare questo, mi raccomando, scegliete foto che non siano, non soltanto che per le quali avete il copyright, ovviamente, però io intendo, vorrei dire che non siano troppo pesanti, altrimenti non ve le carica, quindi che siano immagini leggere, come screenshot oppure immagini comunque che siano inferiori, se non sbaglio, a 1 MB. Andando avanti, noi possiamo vedere che come sia possibile, oltre alle immagini, inserire dei video. Per quanto riguarda i video, noi dobbiamo ricordare, ecco, scusate, ecco, ce l'ho fatta, mi pare. Ecco, nell'inserimento dei video tra i materiali, possiamo aggiungere soltanto il link, mi raccomando. Non è possibile inserire i video per intero perché sarebbero troppo pesanti sia nella fase di caricamento che anche per la piattaforma, ovviamente non ci sarebbe neanche la possibilità poi per poterli scaricare da parte dell'utente. Quindi noi inserendo soltanto un link del video, che mi raccomando deve essere soltanto o YouTube, può essere in questo momento YouTube o Vimeo, oppure può essere Dailymotion, sono questi tre i video consentiti, però ci sono anche, come mi diceva Laura Maffei, che è esperta veramente di nuove tecnologie, diceva che c'è anche la possibilità di inserire altri video, anche di altri, diciamo, caricati in altre piattaforme. Quindi veramente non c'è limite basta inserire un video, uno screenshot magari del video, per esempio. Questo è il mio metodo, diciamo, personale. Basta inserire l'immagine della schermata principale del video e allegare il link,
a cui quel video fa riferimento. Per ora, senza andare troppo nel particolare, andiamo avanti e sempre tra i materiali voi avete la possibilità anche di inserire i file. Ecco, i file, cioè i vari documenti che anche gli alunni possono inserire. Ora potete vedere in questa slide la restituzione, intitolata Restituzione degli elaborati. Ecco, secondo me è molto molto importante questa parte, perché gli alunni possono inserire all'interno del Twin Space, quindi cliccando su materiali, quindi semplicemente trascinando il documento sopra Drag and File Here, sopra questo quadratino in alto a sinistra, dove c'è la freccia rossa. Ecco, gli alunni possono tranquillamente inserire i loro documenti, che sanno che saranno visualizzati soltanto dall'insegnante, che poi li dovrà correggere oppure li vorrà vedere per capire se gli alunni hanno compreso, anche per seguire il loro percorso di apprendimento. E questo mi pare questa mi pare una delle tantissime, uno dei tantissimi valori aggiunti di Twinning. Ecco, la possibilità di avere all'interno di uno stesso spazio, che è il Twin Space, non soltanto la possibilità di avere un social, quindi di avere la comunicazione in tempo reale attraverso le chat, attraverso i post, attraverso le pagine, eccetera, ma anche quella di consentire un feedback immediato del lavoro svolto dagli alunni. Quindi faccio un esempio pratico: gli alunni attraverso le pagine hanno seguito una video lezione, per esempio, dell'insegnante, una video lezione ovviamente caricata già dall'insegnante o su YouTube o su un'altra piattaforma. E gli alunni hanno guardato, per esempio, questa video lezione e hanno deciso di scrivere un documento per scrivere le impressioni, per esempio, o per dimostrare che hanno capito quello che hanno capito di questa video lezione. Ecco, scriveranno un documento in Word, gli alunni caricheranno, dopo aver visto questa video lezione, questo documento in Word, dove scriveranno quello che l'insegnante chiederà loro di scrivere. Può essere un questionario, qualsiasi cosa, e gli alunni caricheranno, come vedete qui c'è un elenco proprio di documenti che gli alunni del Montale, del liceo linguistico, classe terza, ecco, hanno caricato questi file. L'insegnante, come vediamo poi nella fase successiva, li potrà scaricare tranquillamente cliccando su Download File. Quindi l'insegnante scarica gli elaborati che gli alunni hanno caricato nel T-Space, semplicemente scaricandoli nel proprio computer. Diciamo, a questo punto è veramente un superamento veramente molto immediato, diciamo, di una sfida, della sfida posta dalla distanza, perché in questo modo è veramente molto, molto facile, sia per gli alunni che per gli insegnanti, poter scambiare quindi documenti e quindi per poter avere un feedback immediato da parte degli alunni e da parte degli insegnanti in modo veramente sicuro, ci tengo a dirlo, in modo sicuro al 100%, tanto perché il Twin Space è uno spazio ad accesso riservato tramite nickname e password, e poi perché l'insegnante può quotidianamente e in ogni momento seguire passo per passo quello che gli alunni fanno. E lo vediamo fra poco anche come. Ecco, intanto qui c'è la possibilità. Nella settima slide che state guardando, c'è la possibilità per l'insegnante di impostare delle domande o degli argomenti per invitare gli alunni a rispondere nella chat. La cronostoria, che poi sarà formata dalla chat, da quello che gli alunni scrivono nella chat, può essere scaricata in ogni momento dall'insegnante. E quindi potrà in questo modo avere anche degli elementi per poter valutare i propri alunni sul contributo che loro hanno dato e sull'impegno che loro hanno messo nella chat. Riguardo a quello che dicevo prima, al problema, tornando un attimino a quello che dicevo prima, torno, scusate, torno un attimino alla slide precedente, volevo dire anche questo, che il problema del feedback a volte è un problema che a volte gli insegnanti pongono perché, o perché non tutti gli insegnanti possiedono le competenze per poter avere, diciamo, un feedback immediato, ma anche perché molte volte le famiglie
Le famiglie fanno presente, diciamo, pongono il problema della mancanza di tecnologia, manca magari un device adatto, non hanno il computer a casa, quindi fanno a volte fatica anche a, diciamo, a restituire, ecco, questi compiti che gli alunni svolgono. Però in questo modo è veramente semplice con i twinning. I twinning rende veramente in modo semplice la vita alle famiglie e agli allievi. Intanto, volevo anche dire questo, perché con il TwinSpace di Twinning, si evita l'alternativa che è quella di usare la mail, cioè l'insegnante dà l'indirizzo email agli alunni, come facciamo noi anche nella nostra scuola, perché praticamente è l'unico canale ammesso, diciamo, da alcune scuole per poter fare restituire agli insegnanti i compiti fatti dagli alunni. Però, se ci pensiamo bene, la mail è uno strumento molto limitativo e anche abbastanza complicato per gli alunni e per le famiglie, che devono prima fotografare o filmare o scannerizzare i lavori, poi caricarli nel PC, poi inviarli via mail, azioni che possono sembrare semplici per noi che abbiamo competenze di base, no? Però spesso pongono grossi problemi alle famiglie o agli alunni che non hanno queste competenze, soprattutto per la primaria. Ecco, scusate questa piccola digressione, ma ho dovuto un attimino puntualizzare questo. Andando alla successiva slide, noi, che è la numero 8, Riccardo, scusa, siamo in ritardo, ti sì? interrompo soltanto un attimo per dirti che sono le 5 quasi 40, quindi avremo un paio di minuti e poi dovremo passare la parola ad Amalia, Grazie così Simona. magari poi in Due coda minuti lasciamo le domande. sì, grazie. Sono quasi a fine. 2 minuti mi bastano. Io volevo dire questo, per chiudere, che il progetto di Twinning, il Twinning Toscana a distanza, può essere un valido supporto agli alunni, alle famiglie e anche ai docenti, che quindi potranno trovare anche la possibilità di integrare, e questo è un punto fondamentale secondo me, integrare gli strumenti tra loro in modo da farli appunto dialogare tra loro in maniera semplice, anche per gli alunni. E per finire, c'è una delle ultime slide, che è questa appunto. Che è questa qui, eccola, praticamente che vi mostra per esempio come video e immagini possono anche essere inseriti insieme, anche la possibilità di creare gruppi, e poi c'è la possibilità per l'insegnante di vedere gli utenti online quando cliccano su Members. E una cosa importante, ecco, online meetings, vedete, dopo forum c'è la possibilità di creare eventi online per l'insegnante. E anche per altri utenti, come questo che stiamo facendo adesso, per esempio, questo evento online, o qualsiasi webinar, può essere creato attraverso un semplice tasto, scegliendo ovviamente ora e scegliendo i partecipanti, e quindi la varietà di materiale e la possibilità di integrare diciamo, le varie tecnologie e le varie piattaforme tra loro, e infine c'è la possibilità appunto di utilizzare la chat, del progetto, di visualizzare i membri del progetto. Come vedete, in ogni momento c'è l'elenco appunto degli insegnanti e degli studenti e degli ospiti che in ciascun momento possiamo visualizzare con nome e cognome, quindi è sicurissimo. E per finire, bisogna cercare, secondo me, di utilizzare, i twinning in modo da stimolare anche un uso integrato, creativo e collaborativo di più strumenti e tecnologie e attività online. In quale modo? Per finire, direi che il modo migliore per fare questo è di non considerare le tecnologie separate tra loro, ma considerarle sempre collegate. Cercare di non escludere mai nessuna possibilità, a priori, ma cercare di vedere l'utilità pratica di ciascuno strumento in base a quello che noi vogliamo realizzare come docenti e soprattutto in base a quelle che sono le necessità e le difficoltà che alcune famiglie, alcuni alunni possono trovare. Io vi ringrazio per la pazienza, ho cercato di essere più breve possibile, anche se sarebbero complessi sicuramente gli argomenti trattati. Comunque io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Simona Bernabei e alla collega ambasciatrice Amalia Lobianco, che vi parlerà del successivo argomento,
che si collega strettamente con questo. Grazie a tutti e a presto. Grazie Giovanna, grazie Francesco. Riccardo, grazie mille, come sempre, sei un fiume in piena e ti ringraziamo davvero di cuore. Passerei la parola ad Amalia Lo Bianco, che è una collega che insegna all'Istituto Comprensivo Toniolo di Pisa e appunto insegna materie alla scuola primaria. Amalia, io interromperei la condivisione di Riccardo e caricherei la tua presentazione in modo tale che tu, una volta Certo, tornata io qui. saluto innanzitutto, buonasera a tutti, appunto io sono docente della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Toniolo di Pisa, spero che la mia voce si senta bene, sono ambasciatrice Twinning per la Toscana dal 2013 e ringrazio veramente tutti i partecipanti perché in questo momento drammatico purtroppo di emergenza, hanno sentito la necessità di fermarsi a sviluppare la formazione, le loro abilità in questo ambito digitale della didattica a distanza. Vi parlerò di e-twinning e diciamo che la domanda è proprio nella scuola primaria ai tempi del Covid-19 e e-twinning è una risorsa. È la domanda che mi sono fatta mettendomi nei panni, diciamo, di coloro che aprono la piattaforma per la prima volta. Innanzitutto, eTwinning è nata nel 2005 e dal 2005 è una risorsa a distanza, questo dobbiamo specificarlo. E direi che in questo momento, come vedete appunto dalla slide che ho preparato, la didattica a distanza è l'unica risorsa che abbiamo. Abbiamo un vasto panorama di materiali, di opportunità che ci vengono date, ma dobbiamo stare ben attenti a tre punti, secondo me, cioè la collaborazione e la condivisione tra i docenti dello stesso team, la collaborazione con le famiglie, perché questi momenti di condivisione gravano, sappiamo benissimo, su famiglie che in questo momento sono già trovate in tanti, tanti modi diversi e soprattutto bisogna stare attenti anche a reperire materiali o crearli in coerenza con i nostri percorsi formativi, cioè non prendere così materiali a caso e essere piuttosto difficili, se vogliamo, nella scelta di quello che vogliamo proporre. E tutto questo eTwinning che cosa ci offre? Ci offre un contesto, se non abbiamo già avviato un progetto, se non abbiamo, non ci sentiamo ancora pronti di avviarlo, cosa che adesso sarete sicuramente in grado perché Riccardo e Sabrina sono stati veramente esaustivi nella dimostrazione di quanto sia facile avviare appunto questi progetti e soprattutto in questo periodo con le risorse che ci ha messo a disposizione l'Unità Nazionale e che ci ha ricordato Daniela Cecchi, che ringrazio per la presenza, oserei dire che fare un progetto non diventa più così impossibile, ma se ancora avete dei timori e vi volete, diciamo così, formare, fortificare la vostra esperienza nella piattaforma eTwinning, ci sono delle possibilità. La prima di tutto è fare reti con altri colleghi e partecipare ai gruppi. Questo bisogna considerare che eTwinning è una community, cioè un luogo virtuale dove le persone interagiscono a livello europeo. E quindi se abbiamo questa opportunità di entrare in contatto, mi viene in mente quanto spesso abbiamo bisogno di confrontarci con gli altri, soprattutto per quanto riguarda, no, la nostra didattica, quindi in sede dei dipartimenti oppure nelle classi parallele, in sede di interclasse. E qui abbiamo con i gruppi la possibilità di
cercare argomenti, materie e aree geografiche che più ci interessano. Secondariamente, l'altra cosa che possiamo fare è scegliere la formazione nell'ambito appunto del panorama di webinar e di eventi come avete fatto oggi. Cioè, iscriversi ad esempio a dei learning events perché l'innovazione didattica deve essere frutto e anche ben specificata, diciamo, e nascere da una esperienza. Questi seminari sono spesso dei learning events oppure dei webinar sull'uso della piattaforma o dei seminari veri e propri. Danno quasi sempre un attestato di partecipazione alla fine di questi seminari, vengono appunto anche gratificate le presenze e gli sforzi nell'autoformazione. Vi prego anche di controllare dove magari c'è scritto non verrà rilasciato il certificato, dove invece viene rilasciato il certificato, un attestato di partecipazione alla fine. E sono sempre poi fruibili attraverso il canale YouTube. Come vedete, con 1160 iscritti. Potete da questo link, che pregherei magari chi può farlo di rimetterlo in chat, sicuramente potete riascoltare le registrazioni o rivedere quello che più vi è sembrato interessante. E, per quanto riguarda poi la risorsa dei materiali che Twinning offre per l'autoapprendimento è già stato appunto specificato sia da Sabrina che da Riccardo che esistono i kit di progetto. I kit di progetto sono delle vere e proprie idee che si dividono anche qui tra lingue, materie, competenze, chiave e anche livello di età. Ecco, mi viene in mente quanti progetti sono stati attivati e quanti ne potete trovare perché ho avuto la possibilità di guardarli sui cambiamenti climatici in questo periodo o sui temi che riguardano appunto l'ecologia, ma niente vi vieta di cercare altro genere di materiale più confacente alle vostre materie o discipline. In ogni progetto si possono attingere idee e spunti, sia nella parte appunto fattiva del progetto stesso che in quella organizzativa, perché la forza degli eTwinner sta nella documentazione, nella condivisione delle buone pratiche, non nell'individualismo. Questo ci tengo a sottolinearlo perché la forza che ci diamo, e vedete anche qui la presenza di tanti ambasciatori che ci sostengono in questi webinar e che ho visto ecco, come nomi nella chat, è una forza che ci manda avanti anche in queste buone pratiche. Sicuramente imparare a utilizzare gli strumenti all'interno del Twin Space bisogna farlo gradualmente e si impara, è un learning by doing, cioè è un modo di sperimentare, quindi vi direi di attivare questa volontà proprio dello sperimentare, visto che c'è questo progetto Toscana che ci offre questa opportunità, all'interno, richiedendo appunto l'ingresso a noi ambasciatori o a chi vorrete tra i contatti che fanno parte appunto del progetto, per iniziare a lavorare in modo semplice e anche con l'aiuto di tanti ambasciatori che fanno appunto parte degli amministratori del progetto. Scrivere all'interno del diario sappiamo che è una funzione, o mettere un post, è una funzione che poi ci aiuta molto a tenere una specie di tabella, di registro, no? È un il nostro storytelling.
come vedete, potete aggiungere pagine all'interno del TwinSpace, caricare materiali come ci ha fatto vedere Riccardo, o utilizzare la Twinboard, che è un nuovo sistema di condividere materiali. Ve ne parlo approfonditamente nelle prossime slide, oppure partecipare al forum del progetto, aggiungere sondaggi. Anche questo è molto bello perché col sondaggio possiamo avere un feedback di quello che proponiamo nella domanda. Oppure chattare online per i membri iscritti. La Twinboard è uno dei tools più recenti che abbiamo inserito nel TwinSpace e è molto veramente utile. Si pone come un'alternativa di Padlet. Tutti sappiamo che Padlet magari può essere più colorato e avere più risorse, ma l'essenzialità della Twinboard propone infatti di inserire immagini, file, video, oppure di inserire anche dei testi, e tutto questo è possibile e non è assolutamente, diciamo, così aperto come può essere un Padlet se non lo mantenete privato. Ed è in ampia sicurezza, come diceva Riccardo, perché nell'ambito del progetto siamo noi docenti che abbiamo accesso al TwinSpace. Quello che è molto importante è, e questo devo ricordarlo, che la Twinboard, pur essendo una sorta di Padlet all'interno del vostro progetto, non ha bisogno di essere creato a parte, fornisce tutti i requisiti di sicurezza e vedete qui c'è un pezzettino dei disegni che ho caricato dei miei alunni negli ultimi tempi, creando un sondaggio sotto, e in più non è, diciamo, posso crearne diverse all'interno delle pagine. Quindi, Padlet sappiamo che abbiamo un limite. Dopo un tot di Padlet non possiamo aprirne più, mentre invece Twinboard all'interno del nostro TwinSpace è una risorsa infinita. In più, l'altro raffronto che faccio è riguardo appunto Jamboard, che siamo abituati ad usare, ad esempio, con la Google Suite for Education. E sicuramente la nostra Twinboard è più dinamica e flessibile, nel senso che sappiamo benissimo quali sono le poche funzioni a disposizione della Jamboard for Education. E per esempio scrivere o mettere dei post o mettere delle immagini. Mentre invece, come vedete qui a fianco, nel progetto che sto portando avanti su appunto i cambiamenti climatici con vari paesi europei e le mie colleghe, soprattutto spagnole, che ringrazio perché hanno collaborato in una maniera grandiosa a questo progetto, abbiamo addirittura fatto una sorta di gara tra gli alunni con delle domande su Greta. Prima abbiamo condiviso delle nozioni, un file con delle appunto informazioni su Greta, e poi abbiamo fatto questa sorta di gara dividendoli in squadre. Quindi vedete che anche dei quiz a gruppi sono possibilissimi sulla nostra Twinboard. Io direi grazie per l'attenzione e in caso di dubbi o difficoltà operative potete contattarmi sulla piattaforma eTwinning inviando un messaggio con la casella di posta interna, ma volevo sottolineare una cosa che è importantissima, darvi uno spunto in questo senso, il perché lavorare con eTwinning. Non è un perché siamo costretti per forza a fare didattica a distanza, è un perché, come rispondo spesso io a chi me lo domanda, è un perché, è un modo in cui io riesco a fare scuola divertendo.
Grazie a tutti veramente e ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci. Allora, grazie davvero Amalia, perché sei riuscita a super compattare il tuo intervento e davvero sei stata bravissima perché insomma la presentazione era ricca di spunti e quindi naturalmente credo che per voi sia insomma che a voi vada bene se condividiamo i vostri PDF con i colleghi che ce le hanno chieste, devo dire più di un collega, le potremmo mandare, se voi siete d'accordo, via mail quando, insomma, agli indirizzi che ci hanno specificato, poi ce ne occuperemo e mi farete sapere se per voi va bene. Darei velocemente, abbiamo qualche minuto, un'occhiata al foglio delle domande e dunque abbiamo tre domande. Una prima domanda che in realtà è una proposta di approfondimento. Che è la possibilità di fare un webinar sul coding in infanzia a distanza. Dunque, noi abbiamo già trattato per l'amica Sondra Bernacchi, abbiamo già trattato in due appuntamenti l'argomento coding, più specificamente per l'inclusione, con l'ambasciatrice che tutti conoscerete ormai. È in pensione, ma continua a collaborare con il gruppo toscano, c'è cioè Francesca Panzica, e abbiamo fatto un webinar sia sul coding per l'integrazione che un ulteriore incontro di approfondimento sulle buone pratiche. Al webinar partecipava anche Annalisa Di Piero che si è occupata della parte, diciamo, più specifica della secondaria di secondo grado, lo aggiungo insomma per completezza di informazione. Però sì, l'idea del effettuare a distanza coding, grazie del suggerimento, ci ragioneremo su, grazie nel frattempo. Un'altra domanda è se si può utilizzare il TwinSpace anche per l'infanzia, la risposta è sì, certo, non so se qualcuno voglia, per esempio Sabrina, se voglia aggiungere velocemente qualcosa a proposito dell'utilizzo del TwinSpace per la scuola Allora, dell'infanzia, Sabrina. Simona, mi sentite? Mi senti Simona? Perfetto. Sì, benissimo, benissimo. Sì, ti sento, Allora, io ti volevo sento allora dire una cosa benissimo. sul Tu mi senti? coding. Forse no, mi senti? Ok. Sì, ti sento bene, ti sento bene. Allora, volevo aggiungere una cosa sul coding, che io l'ho usato in alcuni progetti e quindi se qualcuno lo vuol vedere, può andare a vederlo o comunque mi può contattare e gli posso illustrare appunto come abbiamo fatto. Certo, è un'attività che richiede un pochino di spiegazione in maniera più lunga, ecco, non si può accennare così in 2 minuti. Mentre l'altra cosa del TwinSpace, certamente che lo utilizziamo all'infanzia, è il cuore del progetto, cioè è lo spazio dove condivido insieme ai miei partner di progetto tutti i materiali, non solo, ma è anche dove definiamo quali sono le linee da tenere e magari le attività future. Quindi certo che il TwinSpace si utilizza all'infanzia. È proprio lo spazio dove carichiamo tutti i materiali, dove diamo organicità a quello che facciamo dentro la scuola, in classe. Spero di essere stata esauriente in questa risposta. Sì, sei stata Simona? esaurientissima, tra l'altro Sì, volevo penso che solo ce ne aggiungere interesse su questo infatti. discorso. Un secondo solo, Amalia, scusami. Penso che se c'è interesse possiamo senz'altro riprendere anche il discorso della buona pratica, Sabrina. Quindi poi ne possiamo parlare fra noi e vedere di
programmare qualcosa perché credo che ci sia sempre molto interesse sulle buone pratiche. Volevo dire che i video di cui parlavamo, le registrazioni di cui parlavamo sono sul canale YouTube Twin in Toscana. Adesso io vi metterò qui il link. Comunque, se non doveste riuscire a copiare il link, cercate su YouTube e Twin in Toscana e trovate il canale. Amalia, scusami, puoi intervenire tu. Non la Sì, sentivo. no, volevo solo dire che il Twin Space è proprio lo spazio del gemellaggio in se stesso, quindi altrimenti non si potrebbe proprio lavorare. Lo spazio di condivisione, lo spazio di caricamento materiali, lo spazio dove vengono mandati i messaggi, delle chat, dei forum, è lo spazio dove tutto viene creato. Perfetto, sì. Allora, velocemente guarderei anche ho visto che c'era un'altra domanda e credo che questa sia rivolta ad Amalia che ha parlato della Twin Board e la collega Giovanna Caruso ci chiede se la Twin Board si può condividere, salvare e inviare su mail e qualcuno ha scritto sì, ve lo spieghiamo a voce, quindi chi vuole rispondere dei tre può aprirsi il microfono e sinteticamente rispondere. Grazie mille. Allora, la Twin Board Sono Riccardo. assolutamente. Vai Riccardo, fai te, vai. Sì, ragazzi, vi chiedo la cortesia di decidere. Amalia, dai, intervieni tu perché stiamo in chiusura. Abbiamo già sforato le 6. Puoi parlare tu, Amalia, per favore. Ecco, diciamo che la Twin Board. Sì. Allora, diciamo che la Twin Board è uno dei materiali che sono condivisi appunto sul Twin Space, quindi è totalmente condiviso con tutti, mandare una copia, si può fare uno screenshot, mandare qualche altro materiale, però ecco, determinare anche le varie domande su Word, e poi metterle giù sul nostro spazio. Per quanto riguarda gli altri sistemi di condivisione, più condiviso di così all'interno di un progetto, proprio non saprei come spiegarlo. Ecco, è proprio condiviso da tutti e fatto con l'aiuto di tutti. Ok, allora io riprendo la parola e non ci sono più domande. Ringrazio naturalmente tutti quanti della partecipazione, i nostri tre relatori, a Daniela Cecchi, referente USR per la Toscana, ringrazio Simone Bionda e Laura Maffei che ci ha raggiunto, che sono due nostri ambasciatori. E naturalmente vi ricordo che la registrazione sarà disponibile tempi tecnici un paio di giorni perché si possa sbobinare e mettere sulla piattaforma YouTube. Per quello che riguarda le presentazioni ve le invieremo sulla vostra posta elettronica. L'attestazione della partecipazione arriverà probabilmente alla fine di questo ciclo di webinar. Dopodiché, che altro vi devo dire, oltre a ringraziarvi anch'io come unendomi ai nostri colleghi, vi ricordo naturalmente, assolutamente, che giovedì 2 aprile alle 16:30 abbiamo Simone Bionda, Barbara Furiesi e Milena Lato che ci parleranno dell'attivazione e gestione della classe a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, un webinar di livello base. E vi invitiamo a partecipare perché sarà molto interessante. Da parte mia, che sono Simona Bernabei, un grazie e un arrivederci a presto. E vi chiediamo di seguirci e di iscriverci e contattarci sui nostri social, Facebook e YouTube se avete bisogno di appoggio, di supporto. E non dimenticate il nostro progetto Etwinning in Toscana a distanza, se volete sperimentare con Etwinning, anche con Etwinning
la didattica a distanza. Arrivederci e grazie.